Erika ha scelto la Elmer, non avevo dubbi. È caduto il cellulare. Ciao, no, cellulare di Erika. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene, come avete passato questa vostra giornata. Spero bene, buon giovedì ragazzi. Allora, oggi sono tornata con un nuovo video dove torno a chiamare youtuber per fare lo slime. Come avete letto dal titolo e visto l'immagine di copertina, oggi la youtuber protagonista del mio video sarà Erika Kawaii. Erika Kawaii che in contemporanea oggi farà uscire anche lei, credo, nel suo canale il video dove io ho scelto la mia creazione in resina mentre lei sceglierà come creare il suo slime e ci scambieremo, diciamo, le creazioni. Ognuno ha fatto nel suo canale quello che il suo canale parla, insomma. Quindi io ho fatto gli slime e lei fa le creazioni in resina. Ma prima di iniziare questo video, una cosa importantissima, vi volevo ricordare che domani finalmente è il giorno decisivo perché uscirà la mia nuova canzone Believe in Yourself, uscirà il videoclip ufficiale, mentre sempre alle ore 14:30, mentre alle ore 18 usciranno gli slime sul mio sito, che è questo qua. Se vi piacciono questi video, pollice in su, suggeritemi giù nei commenti chi dovrei andare a contattare, perché io ci provo ragazzi a contattare gli youtuber ma purtroppo non mi rispondono. In più facciamo un bellissimo gioco, vediamo, indoviniamo questo piatto da mangiare. Ok, adesso chiamiamo Erika, vediamo un pochettino se ci risponde. Lei apparirà qui nel video e vediamo come creerà il suo slime, così io glielo spedirò. Ok ragazzi, allora Erika è qui con me, la vedete qui sul lato dello schermo del video. Ciao ragazzi! Eccola qua! Allora, sapete già come funziona questo video? Erika, tu sai come funziona questo video? Sì. Okay. Più o meno sì. Allora lo rispiego per chi non ha mai visto questa serie, lo spiego anche a te. Allora, tu oggi avrai l'opportunità di scegliere degli ingredienti che ti piacciono, le colle anche, così formerai lo slime preferito, cioè il tuo slime perfetto, così io te lo invierò e avrai il tuo slime preferito a casa. Semplicemente. Ok, perfetto. Questo qua, quindi anche per chi non lo sapeva oggi lo sa. Allora, la base per creare lo slime ovviamente è la colla. Quindi tu che colla vorresti? Trasparente o vinilica? Hai una bella colla densa tipo americana? Sì, ce l'ha Elmer's. Oh, perfetto, non voglio quella. Ok, allora, Erika ha scelto la Elmer's, non avevo dubbi. Poi, io propongo sempre, tu mi dici, mi puoi dire sì o no. Intanto cade roba. Tu mi puoi dire sì o no. Allora, vuoi un po' di crema o un po' di schiuma da barba? Io propongo, tu dimmi di sì o no. Io direi un po' di crema. Un po' di crema, ok. Anche perché dopo ti propongo un'altra cosa, anzi in realtà te la proporrei anche adesso. Ma tutti vogliono sapere in realtà qual è il tuo slime preferito? Guarda, io non è che abbia mai avuto una grande risposta, perché cambio slime preferito ogni settimana. quello che mi andrebbe di maneggiare ultimamente sono quei classici slime molto densi, con magari qualcosina dentro ma non troppo, però densi, proprio stile americano. Ok, quindi una base un po' più americana. Sì, un po' più thick. Un po' più thick, così. Allora, thick. Allora, io già inizio a mescolare un pochettino la crema, così la incorporo dentro. In realtà questa è super thick perché è veramente super densa sta colla. Ma io ti dirò, per fare la base super thick come si deve, io ti aggiungerei anche un'anticchietta, quindi una lenticchia di colla trasparente, che è questa qua, che può deviare, ma è la Giotto, ma è tipo la cosa più densa che abbia mai visto in tutta la mia vita, è tipo la Elmer's. Quindi te ne metto proprio pochissima, così. Sto scoprendo cose che non sapevo. Esatto. Bene. Te ne metto proprio così, pochissima, così lo slime diventa anche glossy. Visto che già ci siamo, vuoi un profumo dentro lo slime? Io te ne potrei proporre 4. Dimmi. Ok. Allora, io ho lime, poi ho sugar frosting, che sarebbe il frosting dei cupcake. Poi ho torta red velvet e ho chocolate chip cookie. Mi conosce bene? Lo so! Vediamo! È difficile! Lo so! Voglio provare quella della glassa dei cupcake. Ok, quindi sugar frosting.
Esatto, okay. Mi ispira. Ti ispira Sugar Frosting, quindi mettiamo. Viene un odore bello dolcioso. Mettiamo un bel tappino. Che colore vuoi? Di che colore ti piacerebbe averlo? Dunque, visto che abbiamo fatto un odore dolce. Ma perché io dopo vorrei metterci qualcosa tipo delle palline, non tante. Ok. Magari di un paio di dimensioni. Ok. E quindi non saprei bene che colore abbinarci, dipende dal colore delle palline. Io in realtà le palline ce l'ho, ce l'ho unicorno, arcobaleno, rosa, viola, gialle, blu, arancioni, quante ne vuoi? Potremmo mettere quelle pastello, unicorno, cos'è che hai detto? Queste e queste le faccio un pochino, sì, giusto un pochino. Un pochino. Lo vuoi, quindi inizio a mettere già le palline, dai, facciamo così. Il colore però, neutro oppure colorato di qualche colore in particolare, va bene così? No, un po' di colore ci starebbe bene. Aspetta, ti faccio vedere. Sì, va bene, va proprio bene. Proprio pochissime. Colore. Allora, il colore... Ma mi ispira un leggero verde pastello. In realtà ho tutti i colori che vuoi. Perfetto, come piace a me anche. Ok, adesso, visto che abbiamo messo il colore, il profumo, le colle, le palline... Io ti dico, vuoi qualche altra cosa o anche gli sprinkles? Non lo so, non gli lo sprinkles sai. Dentro allo slime mi danno quell'effetto al tatto un po' più durino e quindi okay. Non mi fanno impazzire. E hai... Stranamente devo dire di no. Strano ma vero, hai qualche preferenza? Così me lo dici tu, magari. Ma in realtà non mi viene in mente molto altro da metterci, allora, se devo essere sincera. Faccio vedere qualcosa. Io ho anche le fruttine o, che ne so, i glitter, altri sprinkles. Ti posso dire che ho gli charms. Tu vuoi qualche charm dentro? Cioè, quando poi lo slime te lo metto dentro alla boccettina? Beh, visto che sembra un po' a tema glassa di biscotto colorato, hai un biscotto? Sì, potrei avere un biscotto, devo controllare. Ho tipo charm dolci, dolcetti, ora vedrò cosa trovo, qualche dolcetto. Sì, una cosa del genere mi sembra. Qualche adatto. Dolcetto carino dentro sicuramente lo trovo. Allora, ti faccio vedere anche cos'ho. Cioè, vabbè, hai detto che sprinkles non ne vuoi. Mi è fregata perché credevo che volessi qualche sprinkles. Mannaggia. Beh, se vuoi mettere qualcuno, metticelo, cioè non ti dico niente io. Allora, vediamo, qualche cosa che possa... In realtà sprinkles no, però visto che siamo in tema, detto in tema biscotto, in realtà ho questi arcobaleni che sono tipo fighissimi, che non sono proprio sprinkles, sono tipo dei charm, cioè non lo so. Perline. No, sono delle cane, sono delle cane, tipo come... Esatto, fatte in fimo, però a forma... Vabbè, sì, qualcuna ci può stare, i colori sembrano adatti. Voilà, questo mi piace. Poi vediamo, ti piacerebbe qualche unicorno dentro? Che ne so, ho gli unicorni olografici. Beh, oddio, se me lo dici così... Allora, guarda, ho gli unicorni olografici. So che ti piacciono le cose olografiche, no? Qualcuno sì, dai, pochi ma qualcuno pochi sì. Ma buoni. Allora, ne prendi... Non resisto. Prendiamo. Esatto. Ok, va bene. Credevo di aver fatto qualche danno, invece ne ho messi tipo... Ne sono caduti 45. No, poi l'ho detto, oh, oddio, sta cadendo tutto. No, invece no, non ne sono caduti 45. Ok, fortunatamente no. Meno male. Sono venuti bene. Ok, ho capito che a te piacciono gli slime semplici, da quel che ho potuto dedurre. Sì, abbastanza, in effetti sì. Allora, visto che tu mi dici slime un po' più denso, ti piacerebbe la clay nello slime? No, in realtà non sono in vena di battere ultimamente. Non sei in vena di battere, ok. Io propongo, ma niente. Visto che a me piacciono le cose. Basta, ragazzi, allora, quindi questo è lo slime di Erika. Allora, ricapitoliamo. Colla Elmer's. Poi, crema. Mi è caduto il cellulare. Ciao, cellulare di Erika. Questo. Ciao, cellulare. Vabbè, tanto loro ti vedono comunque dalla fotocamera. Allora, quindi, colla Elmer's. Sì. Poi... abbiamo detto profumo al frosting cupcake, poi abbiamo messo la crema, un po' di colla un po' di colla trasparente, palline unicorno, arcobaleni e unicorni. Diciamo che questo slime è un po' un misto tra un unicorno dolce, arcobaleno e unicorno. Ma sì, dai, facciamo così. Sì, allora così. Io inizio ad addensare con l'addensante. Intanto, Erika, ci dici un po' cosa hai fatto oggi, dai, raccontaci un po' la tua mattina. Hai fatto qualcosa di interessante? Più che oltre alle solite cose per fare i video, eccetera, ho pulito la casa, quindi non molto emozionante. Ottimo, che cosa meravigliosa. Io invece ho preparato tutti gli slime, non so se ieri sera sono andata a dormire alle 4, ma che cosa meravigliosa.
alle 4? Sì, perché, sì. Wow. Perché io mi, siccome non ho tempo al giorno di fare cose di, interessanti, la notte mi metto a vedere le serie di Netflix. È molto americano, cioè si sente proprio che è fatto con la colla super... Cioè, bene, bene. Non so se si sente, ma già scoppietta. Dalle cuffie... dalle cuffiette non si sente tanto bene, però fidati che c'ha, cioè, no. È una base super carina. Ok, questo è lo slime di Erika. Ringrazio tantissimo Erika per aver partecipato al mio video e per aver creato questo slime molto molto carino che poi gli spedirò e lei ve lo farà vedere, non so se su Instagram, su YouTube, no, in qualche video, non lo so. Vedrò, non lo so. Non si sa, ci giocherà lei e pastriccerà lei con lo slime. E niente, grazie Erika, grazie ancora per aver partecipato al mio video. Grazie a te per l'invito. E noi ovviamente ci vediamo domani. Loro sanno che domani esce la mia nuova canzone, quindi ci vediamo domani con la mia nuova canzone, con il videoclip. Mi raccomando, ragazzi. Guardate. Mi raccomando, io vi mando un bacione ed un abbraccio. E noi, come sempre, ci vediamo domani alle 14:30 con la mia nuova canzone. Bye! Ciao!